Sono nato in una serra, quanta gente emozionata, quanta gente che mi afferra. Che fortuna, tanti amici, e sono qui tutti felici, tra sorrisi e complimenti per i primi sacramenti. Ma che nome mi daranno, forse ci come mio nonno, io mi giocherei la vita che quei tipi lì lo fanno. Ma come grasso dunque, ma come bello dunque, quando un po' piccolo prendi la povera piccola, dammi un po' anche a me. Un amore di bambino, una vera meraviglia, è la voce della zia con quel mostro di sua figlia. C'è anche lui tutto sudato, quel maiale con gli occhiali, che si vede raramente solo in casi eccezionali. E continua tra i commenti la sfilata dei parenti, ma io proprio non capisco perché sono così contenti. Ma come grasso è un bel, ma come bello è un bel, guarda povero piccolo, bello povero piccolo, dammi un po' anche a me. Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. No, non hai capito, sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito. Mi chiamo G anch'io. Ah. Mio papà è molto importante. E mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. E il mio papà è debole, malaticcio e anche un po' scemo. Mm. La mia mamma è bellissima. Assomiglia a Monica Bellucci. No, mia mamma è brutta, bruttissima. La mia mamma assomiglia... La mia mamma non assomiglia. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Ah, che mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto: guarda! E basta. Per cercare un compromesso e poi la concertazione e queste cose qua, questo è il segno della civiltà. Non andiamo a cercare le cose, non li pinda. No. Abbandona il cane perché mordeva? Non abbandono, no, ma come si fa? Dai, non è possibile. Come si fa a non amare gli animali? Gli animali, sono indifesi. Più bestie loro delle loro bestie. Davvero, davvero. Lo sottoscrivo, 100%, ecco. E qui? Cosa è successo? No. Pensionato trovato morto dopo 4 mesi nel suo appartamento. Chissà che puzza. I vicini neanche sapevano che vivesse in quello stato. Ecco, questo è l'esempio classico. Ci riempiamo la bocca di queste parole, civiltà. E poi non conosciamo neanche la persona di fianco a noi, il nostro portone. Come siamo ridotti? Questa è vita? No. Qui dobbiamo arrivare, dopo 1000 anni di storia. E poi, Io voglio tornare in campagna. Buona idea. Dove ci conoscevamo tutti. Esatto, c'era solidarietà. Ci volevamo bene. C'era rispetto. Mi ricordo ancora. La domenica mattina si scendeva in piazza. Sì. Ciao Pino, ciao Mino, ciao Gino, ciao Dino, ciao Lino, ciao Rino, ciao Dino, ciao Laura. Laura? Per un'extracomunitaria. Negra? Ah, l'avete accolta quindi alla fine? Sì, io mi faccio amico delle bestie. Ecco. Non certo. È così. Senti, ma ieri sera perché non sei venuta al cinema? Poi non hai capito. Che bidone mi hai tirato? Ti dispiace se non parliamo di ieri sera? Perché? Guarda, c'ho ancora le mani che mi tremano, guarda. Cosa hai fatto? Guarda. Cosa è successo? Hai presente quella vecchia che sta al piano di sopra? No. Quella con quel cagnetto rompicoglioni che sembra la marmitta di un Ducati, sembra. Bucata, eh? Non ho presente. Vai, quella con quella gamba di legno. Oh, sono 5 anni, lo dico, 5 anni che mi vive sopra la testa, mai un feltrino, eh? E lei che arriva, va, senti. È come avere un barconista con il suo telegrafo, eh? Ho capito, la mummia, sì. Proprio lei, sì, sì, sì. Cosa ha fatto? Insomma, tanto per finire, si vede che la mummia, no, non aveva niente da fare. Dice, cosa posso fare oggi che non c'ho niente in farmacia? Ci sono già andata, dal dottore ci sono già andata. Cosa posso fare? Do la cera. È chiaro? Che mi scivoli, non c'è l'attrito. Tonfo disumano, urlo
drammatico. È il cane che comincia ad abbaiare. E la vecchia ad urlare, e il cane ad abbaiare, e la vecchia ad urlare, e il cane ad abbaiare, e la vecchia ad urlare. Oh! Non sia mica Wimbledon, eh? Eh no, eh? Senza considerare che sono le 10 e siamo in un condominio. E allora cosa hai fatto? Cosa vuoi che abbia fatto, Franz? Io sono troppo buona! Ho picchiato con la scopa sul soffitto. Vuoi che ti dica? Beh, ma la vecchia non mi rispondeva con la gamba di legno, no? Io lì non ci ho più visto, veramente. Dico, vado su che la ammazzo. Anzi no, le strappo la gamba di legno e sopra ci scrivo le regole del condominio. Così si fa, ecco. Beh, arrivo di sopra davanti alla porta. Telefonino. No, no, no. Il silenzio. Ma cos'era, morta? Stecchita. Ma il cane, no! E comincia ad abbaiare! E cosa hai fatto tu? Ho telefonato all'amministratore. Hai fatto bene, ma scherziamo, sono delle regole del vivere civile, bisogna mettersi d'accordo un po', eh? E insomma, eh?